Questa legge sulle unioni civili ogni settimana riesce a offrirci uno spettacolo sempre più indegno e invergognato. La settimana scorsa c'è stato quel palleggio di responsabilità tra canguro, super canguro, 5 Stelle che ci sta, vuole la via parlamentare, il PD che l'accusa perché non ha i numeri, allora salza il potere ricattatorio da parte di NCD. Fermi venerdì tutti. Domenica, almeno in Piazza del Duomo, le persone, gli esseri umani, hanno ribadito che il tempo è scaduto. È stato detto, approvate questa legge così com'è, che è già un compromesso al ribasso. Si apre la settimana e colpo di scena viene toccato proprio l'articolo 5, quello che riguarda le adozioni all'interno delle unioni civili. Perché le unioni civili fatte da persone dello stesso sesso evidentemente hanno un accesso alla procreazione e alla figliolanza diverso da quello di famiglie eterosessuali. Per cui è importante, è strutturale l'articolo 5, quello che permette le adozioni alle famiglie arcobaleno. Perché stiamo parlando di diritti civili, non di compromessi parlamentari per far andare avanti la legislatura, per salvare una qualsiasi forma di negoziazione politica al ribasso. Tra l'altro, così facendo, si entra in rotta di collisione con l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ma guardate che non si riferisce soltanto ai contraenti dell'unione civile, cioè gli adulti maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso. Si riferisce questo articolo anche e soprattutto ai figli, ai bambini delle famiglie arcobaleno. Noi stiamo creando dei figli di serie C, di famiglie di serie B, estromessi, esclusi da famiglie di serie A, che vediamo come vanno a finire, sulle quali non diamo giudizio morale, ma è assurdo che si vada a compromesso escludendo proprio il diritto, la dignità all'asilo, all'adozione da parte di figli di famiglie arcobaleno, che se c'è qualcuno che non ha colpa sono proprio loro. Ora voglio vedere chi accetterà questo compromesso al ribasso e voglio vedere anche se le comunità LGBT accetteranno e saranno soddisfatte da questa legge o lasceranno indietro dei fratelli che come unica colpa hanno quello di avere dei figli adottivi all'interno delle famiglie arcobaleno. Voglio proprio vedere come va a finire questa cosa, se tutto si fermerà non solo per il basso compromesso parlamentare, ma anche per un pessimo compromesso civile da parte delle comunità che hanno fortemente voluto non questa legge come sarebbe dovuta essere.